oggi vi presentiamo la piccola Alessia di Lecce. Conoscevamo già la piccola Alessia e il suo dolcissimo sguardo celeste. Telerama si era occupata della sua storia ad agosto scorso. Alessia ha 2 anni e da quando è nata vive con la giovanissima mamma Maria e papà Donato in una piccola casa nella marina leccese di San Cataldo. L'affitto è di 250 euro al mese. Per troppo tempo non sono riusciti a pagarlo e sono stati sfrattati. Una somma non alta, ma che diventa insostenibile se in casa non lavora nessuno e se la bimba ha bisogno di cure. Sì, perché Alessia, bellissima e sempre sorridente, ha un problema che le è stato riscontrato all'età di 6 mesi. Un ritardo psicomotorio ed è anche autistica. Come per tutti i genitori di bimbi speciali, la vita è dura, durissima. Ecco perché hanno chiesto un sostegno a cuore amico per affrontare con più serenità le spese per le cure della piccola. Quello che cerco di dire a Maria è che non bisogna sentirsi così soli. Oggi è una grande fortuna essere entrati in questa grande famiglia. Le difficoltà di vedere mia figlia senza letto. Lo so, assolutamente sì. Però c'è sempre una grande speranza, c'è sempre una grande fede e c'è sempre una grande possibilità che tutto possa andare bene. Di cosa necessita Alessia in modo particolare ogni giorno? Quali sono le cure e le accortezze che dovete riservarle? Stimolarla ad andare a, cioè, diciamo, fare la riabilitazione alla nostra famiglia Lecce e tanto altro. La patologia di Alessia è stata scoperta sin dalla nascita? Un attimino, soltanto? 6 mesi. Perché magari non rispondeva a tutti gli input? No, la prima volta la pediatra si è accorta che non stava seduta da sola. Quindi da là è iniziato a nascere male. Alessia sta facendo nuovi progressi di giorno in giorno e seguita presso la nostra famiglia di Arnesano. Ora basta un gesto da parte del Salento per far andare meglio le cose, per sperare ancora un po' e guardare al futuro con un bel sorriso. La famiglia di Alessia ed aiutare concretamente questa bambina davvero bellissima. E continuiamo, restiamo in realtà perché ha fatto tappa.